Ancora Branco, ancora lui, ancora il sinistro micidiale del brasiliano. Ed il Genoa, al settimo, è già in vantaggio sul Cesena. A quel punto i piani di Marcello Lippi, l'allenatore dei romagnoli, saltano e si sciolgono, nonostante la gelida tramontana di Marassi. A quel punto c'è sì una timida reazione del Cesena con un paio di punizioni di Silas, ma in realtà è il Genoa a dominare. E lo fa sia su calcio piazzato, Branco non ha soltanto un tiro secco e preciso ma anche un piede vellutato, sia su azione con Scuravi a mettersi in evidenza e a fornire al Genoa un'opportunità che il signor fabbricatore di Roma vede con un'ottica diversa dagli spettatori. Poi al trentesimo, a sorpresa, il Cesena va in parità. Ciocci è bravissimo, sia nell'azione che nella conclusione. Un applauso al giocatore. Il Genoa reagisce rabbioso e poco prima della conclusione del primo tempo va ancora in vantaggio dopo questa punizione di Branco che impegna Ballotta. Da Branco a Scuravi a Ruotolo. E il generoso centrocampista del Genoa, come già la domenica precedente, non fallisce. Si riprende subito Braglia, salva il risultato su questa incursione di Silas. Il Genoa decide che sia il momento di chiudere a scanso di sorprese la partita. Così, su angolo di un sempre bravissimo Bortolazzi, Scuravi fa vedere il suo famoso colpo di testa. Sul 3-1 il Genoa va tranquillo, quasi si diverte, e per il Cesena, i romagnoli hanno accusato il colpo, la partita diventa impossibile. Marcello Lippi neppure si alza più dalla panchina. I rossoblù imperversano, il Cesena non può fare altro che subire. Al 40esimo Ruotolo va in contropiede sulla destra, converge al centro e manda a vuoto il disperato tentativo di Ballotta. Doppietta di Ruotolo e 4-1 per il Genoa. Quale miglior regalo per i tifosi rossoblù? Così, in attesa del sovietico Dobrovolski, oggi in tribuna, ad osservare la sua futura squadra, ecco Bagnoli e per il Cesena Giovannelli. Stiamo abbastanza bene. Speriamo che questo continui ancora per un po' e dopo, quando sarà un certo momento, cominceremo a tirare le conclusioni. Purtroppo sono 7 partite che prendiamo la media di 3 gol a partita, quindi parlare di sfortuna penso che si passerebbe un po' così da sempliciotti, diciamo. E la squadra, a meno che oggi, ha disputato un buon primo tempo, ha contrastato molto bene il Genoa non è che avesse creato niente di particolare per vincere la partita. Purtroppo abbiamo preso per l'ennesima volta dei gol veramente così evitabili,